A Bottega Portici del Franciacorta Outlet Village, gli imprenditori bresciani raccontano come sono riusciti a mantenere nel tempo e a far crescere la propria realtà imprenditoriale nonostante la pressione fiscale e la crisi economica. Incontro organizzato da Circolo delle Imprese, hanno partecipato numerosi esponenti della politica come Massimiliano Salini, deputato al Parlamento europeo, Gabriele Barucco, consigliere di Regione Lombardia e molti imprenditori bresciani. Allora, il Circolo delle Imprese è un'associazione culturale, è nata nel 2015, è nata dall'idea di alcuni imprenditori di valorizzare il tessuto ricco di attività produttive del nord-ovest d'Italia. E da lì abbiamo iniziato ad organizzare degli eventi di network. L'associazione è gratuita, non chiediamo quote associative e non diamo servizi. Il nostro tentativo è solo quello di rimettere insieme le energie buone del nord Italia e farle lavorare insieme. Abbiamo anche un rapporto con la politica, nel senso che un nostro amico, l'eurodeputato Massimiliano Salini, che è in Commissione Industria al Parlamento europeo, è spesso presente ai nostri eventi e insieme a lui visitiamo molte attività produttive dei territori del nord-ovest. Lo stesso vale per il consigliere regionale Barucco, nostro direttore generale, persona molto attenta alle attività produttive. Quindi abbiamo creato un sistema positivo, virtuoso, di imprenditori che collaborano tra di loro e di buona politica che sostiene questi imprenditori. Allora, per mettersi in contatto col Circolo delle Imprese basta andare sul nostro sito www.circolodelleimprese.it. Siamo presenti su tutti i social con le nostre pagine sempre aggiornate con tutte le foto degli eventi e le testimonianze di impresa. Può scrivere anche una mail a info@circolodelleimprese.it. Abbiamo una segreteria di volontari che si preoccuperà di prendere carico della richiesta, ma che sia anche una richiesta di aver contatti con altri imprenditori, e vedremo di essere operativi. Sì, la particolarità di serate come questa è proprio la capacità di medesimazione con la parte più vivace della società lombarda, bresciana in particolare, ma in realtà è la parte più vivace e più interessante di tutta la società italiana. Quando attraverso la politica si cerca di difendere il proprio paese, lo si fa con tanti strumenti un po' particolari che non sempre vengono capiti dalle persone. Ci sarebbe invece un modo molto semplice, partire dalla parte più viva, più vera, più umile e al contempo più creativa, è proprio questa. Quindi il tentativo che fa il Circolo delle Imprese, io lo apprezzo tantissimo, è quello di far parlare chi ha qualcosa veramente da raccontare. Io sono figlio di un piccolo imprenditore, sono cresciuto vedendo la freschezza di chi con spirito di sacrificio, capacità di intrapresa e senza particolari protezioni crea valore per sé, per la sua famiglia e per le tante persone che entrano in contatto con la sua azienda. Ed è questa la ragione per cui il Circolo delle Imprese, oltre a dar voce a chi vuole rappresentare anche politicamente questa ricchezza, dà soprattutto voce a testimonianze di impresa. Il tema della pressione fiscale, che ci vede tra i peggiori in Europa dal punto di vista del peso che carichiamo sulle spalle delle persone, degli imprenditori in particolare, lo documenta chiaramente. Quindi il punto è riraccontare e mettere un po' la politica con le spalle al muro. Non far scappare le eccellenze del proprio paese, le intelligenze, le imprese eccetera, è possibile, a condizione che lo Stato rinunci a qualcosa. Se lo Stato vuole comandare, vincolare, predominare, ha bisogno di finanziarsi utilizzando le proprie risorse migliori come dei bancomat. E invece deve accadere il contrario, lo Stato deve essere leggero e presente solo quando serve. Abbiamo uno Stato molto invasivo e presente al nord e quasi totalmente assente al sud d'Italia. Dovrebbe accadere il contrario, per questo abbiamo chiesto autonomia come Regione Lombardia attraverso un referendum che ha dato un esito chiaro. Autonomia non significa né secessione né fuga dei migliori, significa che chi sa correre deve essere lasciato correre e lo Stato deve aiutare chi invece correre non lo sa ancora fare. Ma possiamo dire che sono delle testimonianze che ci danno dei grandi insegnamenti, perché ascoltare la storia di Cotonella che da un incendio effettua una rinascita mi dà veramente una gran soddisfazione. Ascoltare anche la storia del gruppo
Netwick, che parte veramente per avvicinare anche la politica locale ed il territorio all'editoria, ci dà un'altra grande dimostrazione. Ascoltare tante testimonianze di imprese che sono qui presenti ci fa capire che la vera politica è quella fatta in mezzo al territorio, in mezzo alle imprese, e dico anche sul marciapiede, perché dal marciapiede noi riusciamo a capire quali sono le reali esigenze di questa società. E ripeto, fare, sostenere il mondo dell'impresa significa sostenere anche la nostra regione, parliamo di Regione Lombardia, che non potrebbe erogare i servizi che eroga attualmente se non ci fosse la ricchezza che viene prodotta dalle nostre imprese. Ma la questione Trenord è spinosa, ma è molto chiara. C'è una società che è partecipata al 50% da FNM, quindi Regione Lombardia, e al 50% da Ferrovie dello Stato. Ad oggi Regione Lombardia ha investito 3 miliardi di euro su Trenord, Ferrovie dello Stato ha investito 170 milioni. C'è una discrepanza quando si associa al 50%, cosa possiamo fare? Possiamo rafforzare quella che è il fatto di dire a Ferrovie dello Stato di fare il socio reale, perché non investire su un trasporto fondamentale come quello regionale significa mettere in difficoltà tanti pendolari che ogni giorno hanno bisogno di un mezzo di trasporto per andare a lavorare. Non è sufficiente il 79% di puntualità che in questo momento Trenord ha, vuol dire che c'è un 21% di non puntualità che va sanato. Questa parte però la deve fare il socio Ferrovie dello Stato e non la sta facendo. Quindi come Regione Lombardia saremo, Presidente Fontana è andato a Roma, ha parlato con il Ministro Toninelli, ha parlato con il Presidente Ferrovie dello Stato, questo è un problema da risolvere, perché non è accettabile che la locomotiva d'Europa non sia in testa anche dal punto di vista dei trasporti.